In TV, i piaceri della vita. Pisano è un piccolo borgo medievale toscano che conserva monumenti storici come la Rocca del Brunelleschi, che emerge imponente tra i tetti rossi delle case. Camminare per il borgo, le sue vie strette, i camminamenti lungo le mura, i palazzi e le sue torri è un'esperienza capace di farvi vivere nel Medioevo e nelle sue atmosfere. L'importanza di Vico Pisano come luogo strategico nella storia, un luogo che è stato combattuto e voluto fortemente dai fiorentini, ma che è stato fino all'ultimo pisano e che ha cercato convogliare proprio il commercio, il giro che c'era qua con il passaggio proprio delle cose che riguardavano all'epoca lo scambio di merci. Importante era il fatto che qua passasse l'Arno, c'era la Torre delle Quattro Porte con il suo ponte levatoio e i commerci arrivavano quindi tramite le acque dell'Arno e venivano poi smistate nel borgo di Vico Pisano e lì avvenivano appunto gli scambi commerciali di una certa rilevanza, quindi luogo strategico a livello commerciale e poi anche a livello militare, perché comunque vicino fra queste due province che si contendevano i territori. Sono con Nicola della pizzeria Le Belle Torri. Ciao Nicola, complimenti innanzitutto, bel locale. E, quali sono le specialità di questa pizzeria? Bene o male sono tutte le pizze che facciamo noi, poi ci divertiamo anche a fare degli antipasti, dei dolci, roba così. E ci piace anche coccolare un po' i clienti. Questo è importantissimo. Sì, oggi sì. Elisabetta, ciao. Ascolta, perché bisogna venire a visitare Vico Pisano? Vico Pisano è innanzitutto un borgo medievale con una grande storia, era considerato il gioiello dei pisani e di gioielli qui ce ne sono molti. La nostra attività, per esempio, è davanti a una pieve romanica del 1200, poi c'è la Torre del Brunelleschi con il suo camminamento, è stata da poco inaugurata la Torre dell'Orologio che è visitabile e poi ovviamente è proprio piacevole fare delle passeggiate, abbiamo i nostri monti, un territorio verde e accogliente. Cause you
Fabio, complimenti, bellissimo negozio. Io volevo sapere da te perché hai scelto di aprire proprio il tuo negozio a Bientina. Beh, è stata inizialmente un'idea che ci era balenata, perché qui in zona c'era solo un ottico, e poi avevamo l'idea di Bientina come un paese che è molto ancora vivo, e quindi c'è molto più gente, molta più persone, molte più feste rispetto a tanti altri paesi che sono qui limitrofi, e quindi l'idea era stata questa, e c'è andata, diciamo, molto bene. Grazie. Complimenti Francesco, bellissimo negozio, ed è la prima volta che io vengo a Bientina e ci sono veramente tantissimi bei negozi. Nel tuo negozio Taglio Matto ci sei te, e io volevo sapere da te qual è la moda del 2020, come andremo, come si va in giro, il colore, il taglio? Ah, i colori sono abbastanza caldi, delle sfumature tono su tono quasi. E come taglio, i tagli, o si va su un bob che sarebbe il caschetto, o se no su vari scalati. Ecco, ci sono già un po', visto che tra un pochino sta per finire, no, l'anno, diciamo, c'è già uno sguardo a quello che sarà? Sì, qualcosa d'anteprima, cioè, sì. Non svegliamo niente, però aspettiamo ancora un po' e poi dopo si vedrà, no? Grazie Francesco. Grazie a voi. Valentino, perché bisogna venire a visitare Bientina? Perché è un bel paese, ci sono tanti negozi, è un paese accogliente. Grazie, va bene così. E si sta bene. Si sta bene. Grazie Valentino. Si sta bene, grazie. Calcinaia è da sempre crocevia fluviale fondamentale per il traffico mercantile del bacino sull'Arno. A dimostrazione del legame del paese con il fiume, ogni anno a maggio, in onore della patrona Santa Ubaldesca, si svolge la storica regata sull'Arno, che rievoca l'antica attività e rivalità dei navicelai. Frizzanz, libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Frizzanz, professionisti contro le zanzare.
'Cause you shed so much.